mi dire che è quello che penso, non me lo dire! Ho cercato la coscia! È il giorno di Natale, di Natale, di Natale. È il giorno di Natale e i regali no. Devo aprire. L'hai rovinata, volevo dire, e i regali noi riceviamo. No, no, è più bella la mia, devo aprire. Perché io ho un sacco di regali da aprire oggi. C'è proprio una quantità infinita, una montagna, però tipo 10 sacchetti. Cosa? 10 sacchetti? Esatto. Io ne ho solamente uno in realtà, ma sicuramente sarà pieno di regali. Sì, sicuramente. Comunque, iniziamo, non vedo l'ora. Tu con quale inizi? Beh, in realtà, da come ti ho detto, ho solamente una busta che... È una busta della spesa! Babbo Natale mi ha portato il regalo in una busta della spesa. Forse erano finiti i pacchi regalo. Probabilmente, vabbè, tranquillo, inizio io. Ne ho tantissimi, così puoi guardare. Ehi falsacchiotti, volevamo dirvi che il 19 dicembre ci sarà l'ultimo evento speciale dell'anno di Ninna e Matti per farvi un bellissimo regalo di Natale. Alle 16.30 ci vediamo all'outlet di Valmontone per firmare Ninna e Matti il portale magico. Vi aspettiamo! Allora, vediamo, io inizierò da questo bellissimo sacchetto che è bellissimo, insomma, non è visto che ha tutti i mostri disegnati sopra, però wow. È abbastanza carino. Che bei mostriciattoli! Ma forse questo è più un regalo da maschio. Non è che si è sbagliato Babbo Natale. Forse è per me quello, sì. Vediamo. No, c'è scritto Ninna. Allora, vediamo un po'. Il primo è un gioco da tavolo. Un gioco da tavolo? Sì, che strano, non l'ho chiesto. Wow! Quello? Ehi, aspetta, ma nella letterina di Babbo Natale avevo chiesto io un gioco da tavolo. L'avrà portato a me perché sarò stata più brava quest'anno. Ah, ok. Apriamolo! Vediamo un po'. Stai attenta, vai, attenzione! Ok. Si è aperto. Non l'ho capito. Ci sono delle carte. Beh, è un gioco da tavolo, Ninna. Dovremmo leggere tutto quanto il regolamento per capire. Che cosa fai? Mi sembra inutile questo regalo. È un regalo bruttissimo. Apriamo l'altro. Ok. Aspetta, dentro quella busta c'è un altro regalo? Beh, certo, Matti. Che ti pensi? Ho chiesto almeno 20 regali. Ok. Allora, vediamo. Ma è un altro gioco da tavolo nello stesso regalo. Due giochi da tavola in un solo regalo. Non calpestarla, c'è il disegno di una cacca. Beh, sì, sarà un gioco da tavolo sulla cacca. Sarà sicuramente divertente, no? Sai che ti dico? Te lo regalo, non mi piace. Io odio la cacca, non la voglio nemmeno vedere lontanamente. Ma che regalo è questo? Ma è un gioco da tavolo, insomma. Vabbè, senti, sai che ti dico? Me lo tengo io, stai tranquilla. E anzi, sai cosa? Per convincerti che è divertente, lo proveremo anche. Sì. Lo proveremo? Io non tocco la cacca, eh? Sì, fidati di me, sarà divertente. No, dopo ci giocheremo. Ora, per favore, continuiamo ad aprire i regali perché io non voglio vedere quel gioco strano. Va bene, ok, tocca a me. Vediamo un pochino che cosa pesco. Ok, ecco qui il mio regalo di Natale. Scusa, ma ti ho detto che non voglio vedere la cacca e tu mi fai vedere la cacca? Che schifo! Babbo Natale mi ha regalato della pupù. Ma questo non è un gioco da tavola, questa è la pupù vera. Senti, Matti, falla buttare. Oh, vado subito, non credevo fosse questo il mio regalo di Natale di oggi. Certo che sei proprio sfortunato. Comunque guarda che ho qui un pacco rosso bellissimo. Uffa, però perché tu hai tutti questi regali super belli con questi pacchetti decorati? Perché sono bellissima. Vediamo un po'. Guarda, c'è della carta. Ok. Beh, sicuramente ci sarà della cacca finta anche a te. Ci sono due regali in realtà qua dentro. Allora, ancora? Il primo. Non ci credo. La Barbie che volevo. Guarda, è proprio quella che ho chiesto. La Barbie arcobaleno. Wow, che bel regalo, Ninna. Anche se a me le Barbie non piacciono. Allora gioca con la tua cacca. Oh, che bella, non vedo l'ora di aprirla. Ok, apriamola. Ehi, orsacchiotto, guarda che cosa mi ha portato Babbo Natale. Bellissima, vero? Era la Barbie che volevo. Eccola qui. Tiriamo fuori le scarpe.
È più difficile del previsto. Maggiordomo, mi può aiutare ad aprirla? Immagino di essere io il maggiordomo. Non è affatto divertente questa cosa. Comunque, la tua bambola sta per arrivare. Perfetto, finalmente posso metterle le scarpe. Guardate che carine. Oh, le stanno proprio benissimo. E si abbinano perfettamente a questo vestitino carinissimo. Ok, anche l'altra. E ora è arrivato il momento di pettinarle i capelli. Guardate, sono tutti intrigati. Oh. Tranquilla, Barbie, ci penso io a te. Perfetto. E ora volete vedere una cosa bellissima? Nel pacchetto con la Barbie c'era un'acconciatura. Guardate che bellissimo cerchietto con questi capelli. Oh mio Dio, adoro questa Barbie. Era proprio quella che volevo e ora ci giocherò sempre. Adesso tocca a me, però devo continuare a prendere i miei regali dalla busta della spesa. Sì, muoviti però, perché mancano ancora questi qua che ho dietro. Ok, vado, Sì. Ecco qui il mio regalo. È un regalo questo, Ninna? Non credo, Matti. Chi regalerebbe un coso di cartone che non so cosa sia? Forse è una racchetta da tennis. Oh, forse è solamente una paletta rossa e verde. Sì. È un semaforo. È un bel regalo, vero? È un semaforo, quindi il semaforo è un bel regalo. Vedi, è rosso come la mia felpa. Vero, è un bel regalo? Senti, è un regalo che non capisco, quindi apro il mio, per favore. Non ha senso tutto questo. Perché sto ricevendo questi regali bruttissimi? Comunque è il momento di aprire il secondo regalo che c'è in questa scatola. Ok. Scusa, non è possibile che ce l'hai solo tu quello. E infatti, vedi, questa volta l'ho ricevuto anch'io, perché Ninna e Matti il portale magico è il regalo perfetto di Natale. Hai ragione, è il regalo perfetto di Natale. Infatti è bellissimo e profuma anche. È vero, non potevo desiderare altro. La storia più avvincente del mondo con Ninna e Matti. E tra l'altro, falsacchiotti, noi abbiamo deciso di farvi anche un regalo di Natale a tutti quanti. Infatti sul nostro sito ninnaematti.it potrete ricevere anche voi il nostro libro autografato. Autografato proprio da noi con le nostre mani. Un'edizione speciale. Matti, che c'è? Ho letto la fine di Ninna e Matti il portale magico. Se vuoi te la dico. No, aspetta. Ah, e comunque trovate Ninna e Matti il portale magico anche nelle librerie più vicino a casa vostra. Uh-huh. Ora però continuiamo con l'apertura dei regali natalizi. Aspetta, aspetta, questa volta voglio aprire io un regalo. Sono sicuro che sto recuperando. Forse sono partito con il piede sbagliato, no? Ok. Vediamo un po'. Sì. Vediamo. Ecco qui. Guarda, ho trovato un mini pianoforte. Che carino. E... funziona! Non ci posso credere. Ninna, te l'avevo detto che avevo recuperato. E aspetta, ci sono anche altre canzoni. Matti. Eh? Sì, scusa, fai spazio alla mia vera tastiera. Cosa? Ma questo è un piano vero! Aspetta, ti canto una canzone. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Cosa sta succedendo? Per una volta che credevo di aver ricevuto un bel regalo, tu ne hai ricevuto uno ancora più bello e grande del mio! Ehi, aspetta però, prima che apri il prossimo regalo, che ne dici? Adesso è arrivato il momento di giocare con la cacca? Ok. E vai! Allora, quando è che giochiamo? Io devo aprire i miei altri 18 regali. Beh, in realtà, Ninna, sto aspettando solo te. Quella è la cacca e quella è la forma. Devi creare la tua cacca personalizzata. No, non credo proprio, io non tocco nessuna cacca. Allora, giochiamo, falla tu. Oh, mi dispiace, è il tuo regalo di Natale, Ninna. Lo devi fare tu. Solo perché almeno dopo posso continuare ad aprire i miei regali. È tutta molliccia. Che schifo. Allora, da quello che ho capito, la devo inserire qua dentro e che schifo. Per fare una forma. Ti
odio. Credo che sia pronta. Ha proprio la forma di una cacca. Wow, che bella. Pupù. Ok, ora basta, però giochiamo. Certo che questi regali da ricchi sono proprio strani, eh. Sappi che questo non è un regalo da ricco, è un regalo da povero bruttissimo. Infatti te l'ho regalato. Ah, certo, me l'hai regalato a me, ma era nel tuo pacco regalo, Ninna. Non so se ricordi. Vabbè, inizio, spero di non accecare la cacca. Vai, 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 non calpestare la challenge, stai attenta. Aiuto. Attenta, Ninna. Non mi dire che è quello che penso, non me lo dire. Ho accecato la cacca. Senti, sai che ti dico, basta questo gioco, continuiamo ad aprire i regali. Il prossimo regalo secondo me è bellissimo, è tutto rosso. C'è una cosa che mi piace. Cos'è? È una borsa. Ma guarda. No, è solo un sacchetto, dai. Non ti potrai regalare una borsa a Babbo Natale. È il sacchetto di una borsa. No, cosa? Non ci posso credere, è bellissima. Aspetta, ma quella è una borsa vera? Sì, Matti, ovviamente. Guarda, è rosa ed è bellissima. Oh, la adoro. Ma quella costerà centinaia di euro! Sì, ma non è finito, perché ho visto che qua dentro c'era anche un'altra cosa! Ah, un sacchetto! Wow, Ninna, che fortuna! Matti, sei proprio ignorante, non conosci la moda? Questi sono dei bellissimi orecchini! Degli orecchini d'oro? Sì, oro! Orecchini dorati per te e della pupù per me! No, 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 sai che ti dico, voglio aprire un altro regalo! Vediamo un po'... Lo sapevo che anche per me c'è il regalo super speciale. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Questo è un nuovo iPhone. Sarà per me, si saranno sbagliati, grazie. No, dai, dammelo, è mio. Questa volta finalmente anch'io ho un super regalo e ha 3 telecamere. Oh sì, finalmente. Altro che la tua borsa, Ninna. Guarda qui. È vuoto. Babbo Natale mi ha regalato una scatola di un iPhone. Matti, si vede che ti sei comportato veramente molto male quest'anno per ricevere solo la scatola. Non è giusto, non è giusto. Questa è una presa in giro. Comunque è il momento di aprire la mia busta dorata. Sai che significa quando è dorata? Guarda, non ne ho la minima idea. Che ci sono solo cose d'oro da ricchi. Un diadema per me, che sono una vera principessa. Cioè, scusami, anche questo è un regalo per te? Beh, è ovvio, te lo vuoi mettere te un diadema? Senti, io quella coroncina sinceramente non la voglio. Però vorrei un regalo da maschio per me. Un vero regalo, non solo la scatola. Aspetta, controllo se ho qualcosa. Questo è impacchettato, neanche si capisce cos'è. Vediamo un po', scarta la carta. Scarta la carta. Scarta la carta. Scarta la carta e... È un regalo per il mio gatto. Oh, è perfetto. Il mio gatto è il nostro gatto. Willy e Piadina sono nostri. Sono miei. Ehi, questo regalo glielo darò io, così mi vorranno ancora più bene. Ehi, Willy, guarda il tuo nuovo giochino. Vai, prendilo, prendilo, bravo. Ok, prendilo di nuovo. Non si sta divertendo molto. E se n'è anche andato, Matti. Dai, 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 colpisci, colpisci, amico. Willy, è il tuo regalo di Natale. Eccolo, sta giocando. Sì, bravo, Willy. Devo aprire il mio ultimo pacchetto. E questo cos'è? È verde. Questo è un maglione natalizio. Un maglione natalizio? Aspetta un attimo, ma è gigante. Un maglione natalizio con 2 teste? Cosa? Aspetta, credo di aver capito. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Questo maglione è bello, ma allo stesso tempo brutto. Ma dai, è bellissimo, guarda, siamo praticamente 2 piccoli elfi molto carini. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Beh dai, c'è da dire che almeno Babbo Natale come ultimo regalo ha fatto un regalo per entrambi. È vero, quindi falsacchiotti, scrivete nei commenti se vi sono piaciuti questi regali, soprattutto i miei che sono bellissimi. E non vi auguro di trovare i regali che ho trovato io nelle buste della spesa da povero. Comunque, diamo un abbraccio ai falsacchiotti, ciao! Ciao!